Benvenuti a questa puntata, al nostro appuntamento con sport e medicina. Anche in questa puntata parliamo di cellule mesenchimali, cioè di questo nuovo trattamento di cui però io ho una lunga esperienza, parliamo di eh, più di sei anni, ho cominciato nel 2014, in cui eh, utilizziamo un tessuto del nostro corpo per riparare un altro tessuto dello stesso corpo. Questa è una nuova forma di medicina che si definisce medicina o chirurgia rigenerativa in cui non si effettua una sostituzione, un impianto metallico, una, eh, una qualche eh, agente esterno, ma si utilizza un agente interno. Per l'ortopedia ritengo che il miglior sistema di autorigenerazione sia l'utilizzo del tessuto adiposo. Ho spiegato già, ma ripeto, che eh, è un trattamento ambulatoriale o in un day surgery corto, eh, una mezza giornata, in cui nello stesso momento, nello stesso tempo, come dicono gli anglosassoni, one step, in un tempo solo, viene fatto dal chirurgo un prelievo di tessuto adiposo quindi una liposuzione ma di una quantità piccola di tessuto adiposo non con l'intento eh, di fare una chirurgia estetica il tessuto adiposo prelevato con un'apposita siringa e una cannula con un ponfo d'anestesia locale in dolore o con un po' di fastidio il tessuto da riposo viene processato con un sistema monouso, quindi assolutamente sicuro, e iniettato nelle sedi dove è utile. Ehm, voglio spiegarvi, quindi è una cosa di poco conto, voglio spiegarvi come tecnica, è molto semplice. Quali sono i principali campi di indicazione? Il campo principale è l'artrosi. Le cellule del tessuto adiposo iniettate in un'articolazione si riproducono, ma in più, e quindi si riproducono riconoscendo dove sono finite, diciamo, e eh, riproducendosi nel senso di cellule cartilaginee, ma soprattutto inducono un, con un meccanismo di comunicazione fra cellule che è mi è stato spiegato dagli scienziati e non è facile anche comprenderlo, ehm, generano come una spinta di autorigenerazione anche alle cellule già presenti. Quindi il eh, potenziale d'azione è altissimo perché è eh, dovuto a una spinta biologica rigenerativa. Il principale campo d'azione è l'artrosi, in ortopedia, come dicevo, l'artrosi di tutte le articolazioni, eh, partendo dall'alto, la spalla, il gomito, il polso, eh, l'anca, il ginocchio, la caviglia, principalmente le articolazioni importanti, anca, ginocchio e caviglia. Eh, l'artrosi, soprattutto, l'indicazione principale è l'artrosi precoce. Viene definita dagli anglosassoni early osteoarthritis, cioè un'artrosi eh, precoce nel tempo. E quando è eh, questa diagnosi? Quando il paziente ha un quadro di usura cartilaginea e di usura meniscale in un'età molto più giovane di quella che può essere considerata l'usura normale delle articolazioni che comincia a 70, 75, anche 80 anni in molte persone. L'usura precoce è dovuta a, che cosa? a traumi, molto a traumi sportivi e a traumi che hanno portato ad interventi sullo stesso ginocchio. Uno dei maggiori responsabili è l'intervento quando è necessario di asportazione di un menisco. E questo è molto frequente nella pratica comune dell'ortopedia, sia nei traumi sportivi che lavorativi o che anche di occasionali, perché l'asportazione di un menisco provoca una eh, maggiore attrito mancando quello che. In tante altre volte vi ho parlato del menisco come di un ammortizzatore, appunto, è una guarnizione che quando cede scarica tutto il peso del corpo al di sopra del ginocchio sulla cartilagine e quindi provoca l'usura precoce, quindi un'artrosi precoce. Questa patologia è quella che mi ha spinto ad interessarmi negli Stati Uniti dove è cominciato a sono cominciate le prime ricerche nell'Università di Cleveland, per dirne una, eh, ci sono migliaia di lavori su questo campo. mi ha spinto a interessarmi perché è, eh, il trattamento con le cellule riempie un vuoto terapeutico. Quando l'artrosi che già Procura importanti disturbi nella vita di relazione, impedisce, eh, non dico solo l'attività sportiva, ma anche l'attività fisica di una passeggiata, e di una camminata, in una persona che è troppo giovane per fare un intervento protesico, cioè un intervento sostitutivo metallico dell'articolazione. Questa persona. Uh, può fare fisioterapia, fa frequentemente infiltrazione di acido ialuronico, che è un ottimo sistema, ma ad un certo punto non, uh, non ha pace, non funziona più e possiamo parlare anche di persone di 45, 50, 55 anni. Un intervento protesico è presto perché ci sono delle complicazioni che sappiamo tutti e che eh, portano a, mh, a effettuare questi interventi in età molto più avanzata. In questo vuoto terapeutico si inseriscono i trattamenti con le cellule. Eh, il trattamento con le cellule permette... Anche per entrambe le ginocchia, per entrambe le anche, eh, per le caviglie, come vi ho detto, anche per la spalla, molto utilmente, di rallentare l'artrosi precoce. Vi dico rallentare perché l'esperienza mia, che è una delle più lontane nel tempo, dal 2014, è ancora ha appunto sei anni di esperienza. Ho tantissimi pazienti che ha 5 5 anni, 6 anni, 4, 3 stanno ancora bene, non posso dire quindi che può evitare la protesi, ma posso dire che comunque rallenta la sintomatologia, fa sì che la persona stia bene, che possa fare una normale vita di relazione e che possa anche continuare un'attività sportiva per quanto gli permette l'età e... Eh, anche la sua stazza, molti sono magari obesi e eh, quindi avere una vita più o meno normale senza fare interventi demolitivi. E quindi un trattamento che ha questa indicazione maggiore, diciamo il maggior numero di pazienti è questo, ma c'è un'altra fascia di pazienti che ha una buona possibilità dall'utilizzo dell'impianto di tessuta adiposo e sono i pazienti che sono già con un'indicazione protesica chiara, hanno un ginocchio, un'anca talmente rovinata che deve, dovrebbe essere operata. Ma le, per queste persone hanno un'età e una situazione fisica clinica soprattutto che porta ad una controindicazione chirurgica, cioè non è, mh, fatti gli esami, tutti gli accertamenti necessari, l'anestesista eh, dà una controindicazione l'intervento protesico è controindicato in questa persona ebbene anche con qualche titubanza ho iniziato eh, negli anni passati a, a trattare anche se l'indicazione non è così chiara anche se dopo un, una certa età si dice le cellule sembra che siano meno attive ma ha avuto dei grossi risultati con un miglioramento importante accontentandosi eh, di, ovviamente eh, nell'età avanzata di, di stare meglio, di poter camminare, di poter uscire di casa. Ho avuto un miglioramento importante anche in artrosi avanzate con marcatissima usura cartilaginea e meniscale che non avevano più vantaggio da iniezioni periodiche, anche ripetute molto vicine, con acido ialuronico. Quindi questa è una seconda opzione molto importante. Il trattamento comunque si fa in una volta sola, ma può essere ripetuto a distanza oltre l'anno, un anno, due anni, se rallenta il vantaggio rinfrescando eh, diciamo, con cellule fresche e nuove. Vi ringrazio dell'attenzione e vi invito a seguire le prossime trasmissioni.